Ok, sono arrivate le ragazze e abbiamo preso il biglietto. Stiamo aspettando l'inizio e siamo qui. Cartellino. E benvenuti a tutti. Prima di iniziare è giusto fare qualche piccolo accenno a cosa abbiamo fatto e a cosa andrete a vedere oggi e a come sarà indispensabile il vostro aiuto e la vostra collaborazione. Allora, intanto quello che vedete adesso non è uno spettacolo, ma l'esito finale di un laboratorio di scrittura e performance che abbiamo tenuto quest'ultimo mese, da aprile fino ad oggi, e che è appunto organizzato da Officine Culturali, che aveva come protagonista e committente tutto quello che vedete attorno, cioè il Monastero dei Benedettini. Il monastero ci ha commissionato uno spettacolo dove lui doveva essere il protagonista assoluto e così è stato. I partecipanti al laboratorio hanno scritto per il monastero, per la sua storia secolare, e questo è quello che andrete a vedere oggi. Non è uno spettacolo classico, non è uno spettacolo all'italiana, ma sarà uno spettacolo itinerante dove, appunto, accompagnati dagli attori percorreremo degli spazi e dove avrete necessità potete decidere anche la visuale migliore di quello che andrete a vedere. Quindi avete anche l'occasione di poter decidere come e cosa vedere. Faccio qualche piccolo accenno prima di iniziare. Allora, il laboratorio, appunto, organizzato da Officine Culturali ha per nome Unistai di Casa ed è appunto la seconda edizione dopo quella che abbiamo fatto questo dicembre. Lo spettacolo, l'esito finale, il copione, quindi lo spettacolo, ha per titolo Pus Fatti, Ava Meglio Patti ed è di Angelo Bertolo, Federica Catalano, Rosalinda Cavallaro, Anna Rosa Gagliano, Manuel Giunta, Margherita Incastrone, Grazia Letizia Mazzamuto, Eugenio Sanfilippo e Francesca Sanfilippo, con interpreti Angelo Bertolo, Rosalinda Cavallaro, Anna Rosa Gagliano, Manuel Giunta, Margherita Incastrone, Eugenio Sanfilippo e Francesca Sanfilippo. La selezione musicale, la direzione del coro e l'esecuzione delle musiche è del maestro Andrea Balsamo, e la direzione del laboratorio e la regia è di Angelo D'Agosta. Non mi resta quindi che augurarvi buona visione, buon ascolto e, dato che lo spettacolo lo faremo insieme, buono spettacolo! Sui punto studi e per Virgine Maria.
465 anni ed è abbastanza giovane rispetto alla millenaria storia della collina di Montevergine, che, crogiolo di lingue, usi e costumi e culture, è stata abitata sin dalla preistoria ed è testimone della presenza di greci, calcidesi e romani ancor prima che i monaci decidessero di costruire questo luogo dove siamo adesso a metà del 1500. Il 28 novembre del 1558 Giovanni Lacerda, viceré di Sicilia, presenziò la posa della prima pietra. I monaci benedettini si trasferirono in questo luogo alcuni anni dopo, il tempo necessario a costruirlo dalla vicina Nicolosi. Una volta i monasteri venivano costruiti fuori città, certo in inverno, con il cielo terso, libero dalle nubi. Volgendo lo sguardo verso nord si poteva assistere a uno spettacolo incredibile. I monaci, infatti, diventavano testimoni di uno spettacolo meraviglioso. L'Etna appariva come una signora agghindata con uno scialle scintillante, effetto del sole che ama specchiarsi nelle abbondanti nevi che ricoprono il vulcano. Il vulcano. Il vulcano! Scusate, oh, scusate. Ma voi lo sapete perché Nicolosi si chiama Nicolosi? Grazie ai monaci benedettini. L'impianto iniziale era un piccolo cenobio del XII secolo con annessa una stalla e alcune case, che venne accorpata prima al vicino monastero benedettino di San Leone di Vannacchio e poi concessa al monastero benedettino di Santa Maria di Ligoria, che era seguenziale. Proprio nel luogo originario, alle pendici dell'Etna, nel 1359, Federico II d'Aragona iniziò la costruzione del monastero di San Nicolò per accogliere i monaci infermi. Dopo la sua costruzione cominciò a prosperare, ad essere frequentato addirittura dalla regina Eleonora, la moglie di Federico II d'Aragona, e più tardi dalla regina Bianca di Navarra, moglie di re Martino il Giovane. Divenne talmente importante da superare quella da cui prendeva e diventare suo stesso sede abbaziale. E quando il monastero di Terra sede abbaziale, è necessario avere tutti i monaci che lo abitano, pastori, interventi e contadini che lavorano la terra per assicurare appunto questo grande prestigio. Ebbene, tutta questa gente che ruotava intorno al monastero dei Benedettini finì per formare una comunità detta di San Nicolò, i cui componenti, con l'andare del tempo, furono chiamati i Nicolosi. Le ragioni per cui i monaci vollero spostarsi dentro la città, cioè dentro le mura di Carlo V, possono essere attribuite a vari fattori. Il popolo catanese, provato da continue eruzioni e terremoti, voleva avere in città la reliquia del sacro chiodo donato ai benedettini dal re Martino il Giovane, che aveva salvato il monastero quando, durante l'eruzione del 1536, l'abate Gerolamo Tardo, accompagnato da Padova, un monaco di Montpilelli, prese il sacro chiodo e andò incontro all'invadente torrente di lava, fermandolo. O Sardona nelle viscere, di animale, sui muri e le arcane, in monastero ossa, lava e poco più. Il monastero è stato anche un chiodo. Teologi e scienziati si pongono ancora la domanda sul supplizio sublime. Dove è stato il chiodo? Nel palmo o nel polso? Al chiodo non importa, lui nasce dell'Eccatore. Che sia muro, che sia legno, che sia carne o osso, il chiodo penetra, stupra. Era sangue divino, corpo di Cristo o solo struggente, innocente martirio? Al chiodo non importa, siete voi a dirlo benedetto. Il monastero è ossa. È il giorno del vero meglio della meccanica, è il giorno del vero meglio della meccanica di precisione. Poi in pezzo di chi meccanica, di chi meccanica, di chi meccanica, poi in pezzo di chi meccanica. Pardon.
Voi sapete cosa significa essere qualcuno? Osannato, portato sulle spalle come se fossi il salvatore dell'umanità. Magari non di tutta, ma di questa città ingrata che ha preferito la sua dente bellezza di una fanciulla del suo velo. Eppure c'ero anch'io, sapete, quando mamma Etna ha deciso di donarci un po' del suo calore. Anch'io ho contribuito insieme alla Santuzza a fermare quell'abbraccio troppo invadente e soffocante. Eppure lei continua ad essere amata. La pregano, piangono davanti a lei. Mentre io, pezzo di ferraglia arrugginito, dimenticato da tutti, compresi i monaci di questo monastero che è tanto protetto da catastrofi naturali e politiche, marcisco, solo, come qualsiasi altro chiodo, come uno dei tanti e non uno su tutti. Io, il sacro chiodo, sono stato abbandonato come un pezzo da museo, come l'ultimo dei reperti di una gloriosa epoca ormai passata e che non vivrò più. Il monastero è là, si respira una storia al monastero. Alcune storie sono lamenti, lacrime, acqua, altre bruciano ancora dopo secoli di storie, lava. Il fuoco che diventa terra e lotta con l'acqua, la terra che colma il mare, nasconde fiumi e laghi. L'acqua non viene sconfitta del tutto, ma continua a scorrere nelle viscere di questa città e c'è sempre meraviglia quanto affiora, anche se in fondo lo sappiamo che si trova qui sotto. Come a dirci, non mi vedi, ma ci sono. Provate ad andare nelle cantine. C'è un pozzo di 32 metri e se guardate dentro si vede la menata. Siamo terra sull'acqua, non siamo poi tanto lontani dalla leggenda di Colapesce. Ricorre questo nome. Nicola, Cola, Nicolò, Nicolosi. Secondo me c'entrano sempre i benedettini. Dopo l'eruzione, circa 12 metri di lava lambirono il monastero. In realtà i monaci si erano stupati di vivere pericolosamente così vicino al vulcano, di essere soggetti alle incursioni di malviventi che saccheggiavano il monastero, ma soprattutto volevano vivere in città perché lì avrebbero potuto godere di maggiori privilegi e sarebbero stati più vicini alla vita pulsante della città. I monaci noi immaginiamo come dei poveretti che mangiano pane e preghiera. Ebbene no, questi monaci erano invece cadetti, ovvero i secondogeniti delle famiglie nobili. Questi monaci detenevano un grande potere ed in città avrebbero potuto meglio esercitarlo. Miau! Ma quali? Chi
quaresima! 9 chili di maccheroni! Ora entra ora! Miau! Mezzo cavallo! Ora entra ora! Miau! Mezzo cavallo? No, ma... Secondo la santa regola benedettina, è assolutamente vietato cibarsi di animali a quattro zampe! Miau! Appunto! Mezzo cavallo, 2 zampe! 50 pinte di vino del cavaliere di Portonaro! Ora è il lavoro! Miau! 5 cassate gelate e 50 spumoni direttamente da Napoli! Ora è il lavoro! Miau! Ma secondo la santa regola benedettina è assolutamente vietato consumare dolci a fine pasto! Miau! Ma come i pomi? Miau! Miau! Ma dopo cavallo ci vuole che diri un pastabocca. E infine 50 salsicce. Ora è la ora. Miau! 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 Tatti muto, che sta arrivando un monaco. Mi aspettavo un autopasto e invece... Secondo la santissima regola benedettina, una liva tia è una liva a mia. Amen. Per meritarmi il miracolo
ragazzi mi scrivevano che voi siete in latino, così all'improvviso avevamo appena finito di fare e lui che era zitto zitto perché mi diceva queste cose bellissime che io non ci potevo niente. Predicavo ego vostre il romano vos quod mille multa basilium legistis mare memare putatis. Predicavo ego vostre il romano. E col tempo lo sapete, comincia a diventare più curiosa, gli facevo delle domande, e lui un giorno mi disse che per premiare il sacro fuoco della mia curiosità mi avrebbe istruita. Certo, non è che sono diventata una letterata o una filosofa, però ho imparato anche a scrivere qualche poesia, perché poi lo devo dire, era generoso il mio Carmine, eppure bello era, aveva due occhi che sembravano, come si dice, due gocce di erba lucente. Peggio, e quando ci amavo io ero senza limiti. Altro che la prima notte di nozze con mio marito, lasciamo perdere, va. Comunque, continuò così per settimane. Io lo vedevo tutti i giorni, un giorno con una scusa, un giorno con un'altra, come si dice, per amore tutto si fa, no? Una mattina stavo per gustare la porta di carne, quando all'improvviso sento un rumore strano, tipo. Sdududum, sdududum, tipo il letto che si sposta. Stududum, stududum. Mizza, quel mascherato mi stava tradendo. E infatti a chi vedo uscire dalla porta della sua cella? La mia vicina Maria, che nemmeno mi guarda e se ne scappa. Lascia la porta aperta, io entro, e vedo Carmine che si stava rivestendo. Ah, ma mi ci sono buttata addosso che lo volevo ammazzare. Ti sono andato! Così ci ho detto. Ma non ti vengono più a credermi, ah? Non rispondi, al cuore non si comanda, così ha voluto il Signore. Namalusi. Faccia di prova, mascherato. Ah, ma me la doveva pagare. Lo sapete che ho fatto qualche giorno dopo? Sono andata da una signora molto vecchia, la quale mi disse che per liberarmi da tutta la rabbia e dall'amarezza, gli dovevo buttare una bella valigia. E lo sapete che dico? Che se lo meritavo. Potete notare come ci siano i segni ancora
dei pezzi che sono stati riassemblati dopo. Resto illeso sul seno interrato e parte del piano terra 500. Proprio nel seno interrato si cristallizza il concetto di stratificazione delle diverse culture che hanno abitato questi luoghi, con una scoperta archeologica che, come gli strati di una torta, porta alla luce un insediamento calcidese alla base e due torsi romane sopra. 9 anni dopo comincia la ricostruzione. I monaci si affidano ad architetti e maestranze di indubbia fama. Nasce il chiostro di Levante, con la caffè house in stile eclettico. Giovanni Battista Baccarini ricostruisce sul fronte l'abito usato come basamento e crea un geniale sistema antisismico riempiendo le volte ad arco con le ossa degli animali. Sorge il complesso monastico che si è tramandato fino ai giorni nostri. I benedettini sono all'arce della loro potenza. Costruiscono una chiesa pensata come una piccola San Pietro. Ma ad un certo punto cambia il vento. I giochi di potere si invertono e tutto questo si ferma. La base di allora è quello che sarebbe diventato cardinale e in seguito addirittura beato. Giuseppe Benedetto Dusse. Chi? Ah! E Stume! A catturato il consuale di Venezia, Stume cambia la vita all'interno del monastero e lo riporta entro la santità della regola. Sul più bello arriva lo sciopero. Con l'annessione del regno delle Sicilie all'ottavo sabato, vengono emanate le leggi festive del 1866, che portarono alla soppressione di ordini e congregazioni religiose e alla confisca dei loro beni mobili. I religiosi furono obbligati a lasciare i loro monasteri. Prego. Eugenio Principe, se voi credete, al comandante generale di Sua Maestà, Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della nazione del re d'Italia, abbiamo decretato e decretiamo. Uno sguardo, qualcosa da parte di qualcuno. Non potevi
ricordo il giorno in cui lessi la lettera del vice segretario del Passo Catanese, il Cesare Sciuti Fiorini, in cui mi si chiede di consegnare la tessera e distintivo e qualche anno a seguire, nel 38, le direttive del rettore che mi sospendevano dalla cattedra di astronomia a Catania, non essendo io più gradito al monastero. Non avevo mai pensato di essere gradito, quanto di essere utile e di aver obbedito al dovere richiesto dal mio Stato. Oltre questo, Catania era l'unico posto in cui avevo abitato, dove alla separazione fisica non aveva corrisposto altrettanta separazione mentale. Non riuscì ad interrompere il lavoro sul volo sulla carta del cielo, anzi, la continuai pure a distanza a Capodimonte a Napoli. Quello, per la prima volta mi sentì tradito e meritevole di ogni rispetto e di ogni dignità. Non sapevo come dire a mia moglie che avevamo perso tutto, che ogni cosa che poteva mantenerci su e che aveva mantenuto su anche me era ormai del tutto scivolata via dalle mie mani. Ma anche in quel momento di sconforto nel cielo splendevano loro, solo loro, le stelle, nonché il riflesso della luce dell'Altissimo, le uniche che non sarebbero mai state sfrattate da nessuno. Le stelle erano lì. Che quando scoppiò la seconda guerra mondiale. Quando stai tutta la vita col naso all'insù a guardare le stelle, il giorno che ti obbligano ad abbassare la testa, ti accorgi della miseria umana. Non esiste in natura nessun'altra specie così predisposta ad autodistruggersi. Sarà forse che con l'evoluzione si è perso l'istinto di sopravvivenza, ma degli uomini che dichiarano guerra ad altri uomini sulla base di insignificanti differenze va contro tutte le leggi della natura. E ciò che è più grave è che mai in tempo di pace si può assistere ad un così ingente impegno di uomini, mezzi e risorse. Tra tutti gli animali, l'uomo è l'unico che dall'evoluzione non ha imparato nulla. Le stelle erano lì anche quando mia moglie si ammalò. Quando scoprì che era malata, sentì come se una stella dell'universo avesse smesso di splendere, una lampadina fulminata. Sentì come se l'universo era destinato a diventare più freddo ancora. Presto, mi caricava il fazzoletto sulle spalle. Scendevo tutta la discesa di Adamo, dove vivevo, fino al suo ospedale. 36 chilometri d'andata e gli stessi ritorno. Ogni volta mi pareva di vederla un po' più magra e pallida. Le visite non duravano mai più di qualche ora, ma rendevano uguali gli altri. Lei, come le stelle, mi nervirava, mi dava tutta l'energia e pane acqua, non poteva andare. Le stelle erano lì anche il giorno in cui la vita mia era qui, il giorno più freddo di sempre. Le stelle erano state per tutto il tempo nella mia carriera l'unica attenzione di tutte le mie energie. Ricordo quello che ho insegnato come assistente agli osservatori di Catania per la prima volta, per svolgere le misurazioni della carta del cielo, progetto commissionato dalla Francia agli inizi del secolo. Loro mi chiesero di misurare le coordinate rettiline di ciascuna stella, cioè esattamente la loro posizione nel cielo. Io, preso dalla curiosità e dalla passione, misurai anche le coordinate di ascensione retta tra noi e le stelle. Esattamente la distanza che separava gli uomini dalle stelle. Sentivo il bisogno di sapere quanto mi separava dal loro sguardo, dal loro principio, quanto mi mancava per poterle toccare, spingerle a me. Volevo sapere quanto mi aveva separato la vita da casa e quanto ancora dovevo percorrere per raggiungerla. Del resto, avrebbe percorso qualsiasi distanza se solo avessi potuto. L'hai fatto pure per loro. E il silenzio di quella strada mi ricorda che sopra gli aerei è rimasto uno spettacolo meraviglioso, inviolabile, così in alto che non può essere toccato da nessuna materia umana. E tutto si riduce a due soli punti che si congiungono. Sopra, oltre 300.000 stelle. E sotto, io, col naso all'insù. Thank you.
del tempo fermo. Le candele ci concedono un ballo, il fluire dei loro passi è rifiuto, non si vede, leggi, non temere. Leggi, amore, non smettere di farlo, anche se la polvere giova con i tuoi occhi e l'aria pesante vuole che dormi. Leggi e sporcati di bellezza. Leggi e desidera la pioggia come un lungo periodo dopo una lunga siccità. Leggi. Leggi per la tua mamma, la tua medaglia al valore. Tienici stretti qui al tuo cuore. Leggi e non avere paura e continua con coraggio il secondo tempo della tua vita. E capirai che la realtà è un libro scritto da chi non sa leggere, ma che comunque è meravigliosa e puoi sempre ricominciare e cambiare. Amore, tu continua a leggere, perché il cielo è un mare, tu leggi in pace, a volare. Con a capo il geometra Nino Leonardo. Da 2009 officine culturali in sinergia con l'Università degli Studi di Catania hanno fatto sì che i beni culturali diventassero uno spazio di integrazione e aggregazione per la collettività. Bene cultura, gli alberi. Thank you.
soltanto un certo tipo di professionisti può fare. Invece ognuno di loro è professionista, ognuno nel suo settore, ma non in quello teatrale. Quindi l'impegno, la dedizione, l'amore che hanno messo, devo dire, veramente, veramente... Però grazie. Ci sono.